Benvenuti alle Fiabe della Buonanotte. Fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Ehi Michele, hai visto il giornale stamattina? No, quale giornale? Ma il giornale della nostra fantasia? Beh sì, i giornali veri sono abbastanza monotoni. E cosa c'è scritto? Ma è pazzesco, siamo su tutte le pagine. In ogni pagina c'è un articolo dedicato alle fiabe della buonanotte. Wow, tutto ciò è bellissimo, ma anche il giornale della tua fantasia è abbastanza monotono, sinceramente. Ma non capisci? No, non capisco. Se il giornale della nostra fantasia parla di cose belle, di notizie di pace e di amore, ecco, questi pensieri belli pian pianino si riflettono nella nostra vita quotidiana e magari nessun giornale nella realtà parlerà mai delle fiabe della buonanotte, ma di certo questi piccoli pensieri positivi si manifesteranno nella nostra piccola realtà quotidiana. Ne sono certo. E come fai a esserne così sicuro? Ne sono sicuro perché ci sono già molte persone che stanno sostenendo questo progetto su Patreon e prima di iniziare a fare le fiabe della buonanotte nessuno sosteneva questo progetto. Prima era tutto soltanto nella mia fantasia e ora è una piccola realtà destinata a crescere. Caspita, ma tutto ciò è pazzesco? Hai il potere di cambiare il mondo? Ma ognuno di noi ce l'ha. Anche io? Tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. È incredibile, partiamo con la fiaba? Vai Michele, partiamo. Allora, buon ascolto e buon divertimento. La vecchia nel bosco, tratto dalla raccolta Le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. C'era una volta una povera servetta che attraversava un gran bosco con i suoi padroni e quando ci furono in mezzo, dalla macchia sbucarono dei briganti e uccisero tutti quelli che trovarono e così tutti quanti perirono, tranne la fanciulla che, nello spavento, era saltata giù dalla carrozza e si era nascosta dietro un albero. Adesso che abbiamo preso tutto, possiamo andare! Quando i briganti se ne furono andati col bottino, ella s'avvicinò e vide quella gran sciagura. Allora si mise a piangere amaramente e disse: «Povera me, che farò mai? Non so come uscire dal bosco e qui non c'è anima viva. Morirò certo di fame!» Andò qua e là cercando una strada, ma non riuscì a trovarla. Quando fu sera, si mise sotto un albero e si raccomandò a Dio e pensò di restar là, di non muoversi, qualunque cosa capitasse. Ma dopo un po', ecco venire a volo un colombo tutto bianco che aveva nel becco una chiavicina d'oro. Gliela mise in mano e disse: «Vedi là, quel grande albero? C'è una piccola serratura. Aprila con la chiavicina. Troverai cibo a sufficienza e non soffrirai più la fame». Ella s'accostò all'albero, aprì e trovò una scodellina di latte e del pane bianco da inzuppare e così poté sfamarsi. Quando fu sazia, disse: «A casa, a quest'ora i polli vanno a dormire, io sono così stanca, potessi coricarmi anch'io nel mio letto». Allora tornò il colombo e aveva nel becco un'altra chiavicina d'oro e disse: «Apri quell'albero laggiù e troverai un letto». Ella aprì e trovò un bel lettino morbido. Pregò il buon Dio di proteggerla durante la notte, si coricò e s'addormentò. Al mattino tornò per la terza volta il colombo, portò un'altra chiavicina e disse: «Apri quell'albero e troverai dei vestiti». E quando ella aprì, trovò delle vesti ornate d'oro e di gemme così splendide che non le aveva neppure la figlia del re. E così visse per qualche tempo e tutti i giorni veniva il colombo e provvedeva tutto il necessario. Ed era una vita tranquilla e felice.
Ma un giorno arrivò il colombo e chiese: «Vuoi farmi un piacere?» «Con tutto il cuore», rispose la fanciulla. Allora disse il colombo: «Voglio condurti a una casetta. Tu entra e là in mezzo, davanti al focolare, sarà seduta una vecchia e ti dirà: buongiorno. Guardati bene dal risponderle, qualunque cosa ella faccia, ma prosegui alla sua destra. C'è una porta, aprila e arriverai in una stanza, e là, sul tavolo, sono ammucchiati anelli d'ogni sorta. Ce ne sono di splendidi, con gemme scintillanti, ma tu lasciali stare e cercane uno liscio, che deve essere là in mezzo, e portamelo più in fretta che puoi». La fanciulla andò alla casetta ed entrò. Là sedeva una vecchia che fece tanto d'occhi a vederla e disse: «Buongiorno, bimba mia!» Ma ella non rispose e andò verso la porta. «Dove vai?» gridò quella e l'afferrò per la sottana cercando di trattenerla. «Questa è casa mia e se io non voglio non può entrare nessuno!» Ma la fanciulla tacque, si liberò e andò di filato nella stanza. Là, sul tavolo, c'era un gran mucchio d'anelli che rilucevano e sfavillavano sotto i suoi occhi. Li sparpagliò e cercò quello liscio, ma non riusciva a trovarlo. Mentre cercava, vide la vecchia che veniva di soppiatto con una gabbia in mano e cercava di portarla via. Allora le s'accostò, le tolse di mano la gabbia e, come la sollevò, ci guardò dentro e vide un uccello che aveva l'anello liscio nel becco. Gli tolse l'anello, uscì di corsa tutta felice e pensava che il colombo sarebbe venuto a prenderselo. Ma invece non veniva mai e la fanciulla s'appoggiò a un albero per aspettarlo. Ed ecco, fu come se l'albero diventasse morbido e pieghevole e chinasse i suoi rami e all'improvviso i rami la strinsero ed erano due braccia e quando ella si guardò intorno l'albero era un bell'uomo che l'abbracciava e la baciava teneramente e diceva: «Tu mi hai sciolto dall'incanto e mi hai liberato dalla vecchia, che è una strega cattiva. Mi aveva trasformato in albero e tutti i giorni ero per qualche ora un colombo bianco e finché ella possedeva l'anello non potevo riacquistare la mia figura umana». Erano sciolti dall'incanto anche i suoi servitori e i cavalli, anch'essi trasformati in alberi dalla strega, e adesso gli stavano accanto. Egli se ne andò con lei nel suo regno, perché era figlio di un re, e si sposarono e vissero felici e contenti. Nespolù, ma ti è piaciuta questa fiaba? Sì, mi è piaciuta moltissimo. Ma davvero i sogni possono diventare realtà? È certo che possono diventare realtà. Ma com'è possibile? Ma è facilissimo. Basta che le persone che ci stanno ascoltando vadano sul sito www.nespolologiullare.it e decidano di sostenere questo progetto su Patreon. Ma allora è facilissimo, vado subito a sostenere il progetto! Grazie Michele! Ma grazie a te che mi hai fatto scoprire delle cose nuove! Nespolo giullare. Giullare di corte dal 1114.